Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi nuovo video, parliamo dei gatti. Visto che ormai tantissima gente ha questo bellissimo animale in casa a tenergli compagnia, ho deciso oggi di darvi qualche informazione su di loro che magari non avete già e di raccontarvi qualche bella curiosità. Divido il video in due così almeno non viene troppo lungo e riuscite a vederlo tutto, ma iniziamo subito. Allora, la prima cosa che vi voglio dire è che i gatti sono molto, molto sensibili e riescono a percepire le vibrazioni molto tempo prima di noi, per esempio in caso di terremoto. Cioè, loro hanno una sensibilità tale alle vibrazioni che riescono a percepire l'arrivo di un terremoto addirittura 15 minuti prima di noi. Quindi, ragazzi, se avete un gatto in casa, siete tranquilli. Poi, numero due, possono essere mancini oppure destri, proprio come le persone. Lo sapevate? E in particolare le femminucce sono destre. Poi detestano alcuni odori. E sì, anche loro hanno degli odori che gli danno fastidio, che li trovano veramente molto sgradevoli. In particolare due, quello della cipolla e quello dell'aceto. Poi cosa sanno vedere? Come vedono? Allora, per quanto riguarda i colori, vedono in particolar modo, diciamo, il rosso, il verde e il blu. Poi nascono sempre con gli occhi azzurri. E sì, tutti i gattini alla nascita hanno gli occhi azzurri, solo in seguito il colore cambia. Poi, sapete quanto dormono i gatti? Sono dei bei dormiglioni, ragazzi, dormono parecchio, beati loro. Addirittura possono dormire tra le 16 e le 18 ore al giorno. Poi, per quanto riguarda così una curiosità caratteriale, si credono i padroni della casa. Loro pensano, sì, avete capito bene, di essere i padroni della casa in cui vivono e che noi, diciamo che gli stiamo attorno, noi persone, noi umani, siamo semplicemente così, dei coinquilini. Ecco, un'informazione molto importante riguardo un alimento, il cioccolato per loro è veramente tossico, rappresenta veramente un veleno, gli fa male, male, male. Quindi mi raccomando, occhio, se state mangiando cioccolato a non farne cadere, a non darglielo perché sennò, rischiano veramente. Poi, numero 10. Lo sapevate che i gatti hanno le loro impronte digitali? Ebbene sì, come noi umani, anche loro hanno delle impronte digitali. Diciamo che la differenza è questa, che non ce l'abbiamo sulle dita, sui polpastrelli delle nostre dita. Invece le loro impronte digitali sono rappresentate dal nasino, perché ognuno di loro ha un nasino unico. E le loro impronte, appunto, sono dette impronte nasali e sono appunto la stessa cosa delle nostre impronte digitali. Questa proprio è una curiosità che penso che non sanno in molti. Poi i gatti non percepiscono il sapore dolce. Il sapore dolce i gatti non lo sentono. Amano nascondersi dentro le scatole e anche negli armadi. E poi vi dico che c'è un detto popolare molto molto antico
che dice che il mese di febbraio è definito il mese dei gatti delle streghe e da qui diciamo che fu collegato appunto diciamo la cosa gatti e magia, da qui prese origine. Per quanto riguarda il loro udito, vi posso dire che il loro udito è ancora più sensibile di quello dei cani. E come ultima cosa, per oggi vi dico che possono partorire da 1 a 9 cucciolotti. Ecco qua, ragazzi, questa è la prima parte. Se il video vi è piaciuto, l'avete trovato interessante o non sapevate appunto qualcuna di queste cose, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su, un bel like, iscrivetevi al canale per chi ancora non è iscritto e soprattutto attivate la campanellina così rimanete sempre aggiornati. Ciao!